Thank you.
Buonasera, ben ritrovati. Da quanto tempo? No, se appare pure Olivia, a posto. Quindi buonasera Just, buonasera Kuma, buonasera Brusi, vediamo se vogliamo definirlo. Proviamo a finirlo? Non dovrebbe mancare tantissimo. Olivia, se non mi sfugge qualcosa. Perché ci mancava un'altra chiave, quindi poi un altro bossettino per la terza chiave blu e poi dovremmo andare al portale dell'ombra, dove immagino ci aspetti il boss finale. Con o senza un altro livello, questo non lo so. Ma non mi aspetto che duri ancora molto, quindi anche se è un po' tardi stasera, dai, proviamo a finirci. Allora, io devo andare qua. Non ricordo un attimo. Ok. Non si può camminare di qua, eh? Cosa me lo impedisce? Alla fase platform siamo arrivati? Non sale lì su? Perfetto. Ho cominciato benissimo. Allora, devo ripigliarci la mano. Questo sistema è sempre un particolarmente fastidioso con gli stick analogici. Beh, almeno abbiamo appena iniziato. Che c'è un punto interrogativo lì? No, perché è comodissimo mirare preciso con gli stick analogici. Dai, cazzarola! Ah, maledizione, non era fatto per le cose di precisione sto gioco. Perché hanno deciso di farlo adesso? Cappello nuovo? Sì, l'avevo messo il cappello, era quello che ogni tot fa fare degli attacchi elettrici. Vedi, sto premendo diritto, ma lui va in diagonale. Non riesco a cliccare a quello sopra. Non mi chiedete perché non riesco a sparare a quello sopra. C'è qualcosa che mi sfugge. Il White Pulse. Spero di no, eh. Spero di no. È che sono pure mezzo morto, mannaggia. Non c'è modo di curarsi, però. Dammi una cura. Ma perché devi scivolare? Perché? Niente, non riesco a agganciare qualcosa. Oh! Ok, già è qualcosa qua. Ma lì c'è l'ingresso. Qui. Ah, Di nuovo lui. È andato a Kaino. Mi ha già andato. Kamasakina. E sono a Hondi. Ma io non mi ci ha fatto salire e andare a cercare no. Ok, sono contento per te. Ah, qui c'è un altro guscio. C'è qualcosa qua? Ok, qua ci dovrebbe stare la seconda chiave. Almeno spero. Thank you.
a destra non mi pare che si potesse andare. Ah, ah, finalmente. Ma quella porta bisogna alzarla in qualche modo, così? No. Di quegli enigmi che non so risolvere. Non c'è vesto. Buonasera Lorenzo, buonasera Aria. Come la apro quella? Che quello deve stare lì per alzare quello. Allora aspetta, ma io faccio così. Non mi serve quella cosa lì. Mi stavo complicando la vita come al solito. Questo dove mi sono? Posso piantare questo qui, aprire questo. Era più facile il previsto, come sempre. Sto cercando di capire se mi conviene tagliare questa fune qua. Sono un cretino ufficiale. Ufficiale sono un cretino. Però questo sistema di comandi continua a non farmi impazzire. Andiamo prima qua, visto che abbiamo aperto con la spada, magari serve a qualcosa. Ah, qua c'è un ingresso grosso però. Invece di qua. Sono un colore. Ah. No! Niente, non colpisce. Abbiamo fatto con calma, ce l'abbiamo fatto. Ah, 10 naufraghi che abbiamo salvato. E a sto punto ci riesco magari. Però mo questa è chiusa, devo rifaltare manfrina, devo rifare. Ovviamente. Complimenti. No, ma... Ok, dovremmo essere venuti a capo, almeno questa cosa.
la chiave. Ah, perfetto, abbiamo una bella stanza tutta di enigmi qua, eh. Adesso mi manda qua. Perché ho il sospetto che mi dovrò qua impazzirò con la faccenda della spada. Perché ho questo sospetto? Allora, pianto qua la spada. Ok. Questi cosa fanno? Allora, qui posso prendere il tesoro? Sì. Perché la spada mi è tornata? Porca miseria. Chi ti ha detto di tornarmi? Ah, quando entri nella bocca schifida ti toglie. Ok, quindi devo fare cosa? Devo usare il questo. No. Ok. E il tesoro è preso, anche se non so quanto mi servirà sto tesoro. Ok. Qua dove andiamo all'inizio? Da lì? Lì in alto? Ok. Ok, mi manca una leva però. Non vedo una leva. Che quella... Ah no, adesso in teoria potrei andare alla chiave. Però ovviamente non ho... Dobbiamo rifare sta manfrina di nuovo? Sì. Perché prima si era alzata quella? Quella a destra lì, in basso a destra? Ah, ok. Ok, direi che era meno difficile del previsto. Okay. Abbiamo entrambe le chiavi adesso, quindi possiamo andare a prendere la terza, quindi continuiamo qua. La terza chiave è blu, dico. Ok, ci siamo. Mi devo ricordare dov'era però la porta. La porta con due chiavi, mi sono già dimenticato. Ah, addirittura qua mi ha riportato. Scendere da qua? Mi devo buttare da qua. No. Qua? Ah, cos'è? Una zona segreta? O è l'inizio del livello questo? Molto, molto affascinante. Non posso fare niente però. Come torno giù, scusatemi? Da lì a destra? A sinistra? No. Ah no, osh. Ah, ma no, questa è una scala. Di quanto ti odio. Non le vedo mai le scale in sto gioco. Ok, era di qua la porta. Ok. Direttamente boss come le altre volte. O c'è un livello prima, vediamo. Di boss tutta la vita. Sono troppe cose per curarsi.
O forse no. Ah, ben giocato. Oria hanko chattanunda. Ari ari ousa. Che gli faccio danno di sale. Au. Au. Comunque. C'è delle cure qua, qualcosa. Che fai, sfotti? Che fai, sfotti? Faradeimba Farade Oriahanko Chattanunda. Dobbiamo tornare dalla principessa. C'aveva lei la terza chiave. Colpo di scena. Mi sembra giusto. Vabbè, 2 su 3, 10 su 10, abbiamo salvati tutti. E
naufraghi. E mi mancano tre di quei cosi, ma non credo che li troveremo tutto. Tipo meganoidi, è un po' vero, sì. Non falare! Arinda ma si un bohanda. Libria ma io venia. Ma no, mi serviva una chiave, mi serviva la terza chiave, maledizione. Quanto costa salire e far aumentare la salute? 150? È un po' tanto, non sono sicuro. Cosa c'è qua? Vediamo se posso fare prima qualche cappello figo. Però devo parlare. Posso fare quasi tutto in realtà. Far ruotare l'arpione come una sega tagliando a fettine i nemici. Che non lo so, non mi convince nessuno di quei tre. Questo che faceva? L'acido. Ah, te li puoi provare. Oh, ho capito. È una maschera, però. Praticamente è una maschera. Dove dobbiamo andare? Dovremmo trovare la... Ah, qua. Velvet Island, dove forse c'è la principessa. Che dovrebbe avere l'ultima chiave, eh? Sì. Non c'è altro, no? No. È un elmo con maschera, dici? Non ho visto l'elmo, però. Sembrava solo la maschera. È solo una maschera, in realtà. Cornuta. Cioè, non copre il resto della testa, almeno sembrerebbe... Ora non ho capito però come si fa a far ruotare l'arpione, però. Non così? Boh, ma tu chi sei, scusami? Uè, super deep, è il tuo go, addirittura? Addirittura? Allora, questi sono arenati male qua, questo sta piangendo, non ti posso dire niente. Sempre grandi atmosfere, qua si entra, sono qua. Ma qua ci siamo già stati, tipo. Però in condizioni migliori, no? Ingenuità grafica a parte, il mio action preferito degli ultimi anni, addirittura. A me sta piacendo più di quanto mi aspettassi, l'ho detto più di una volta. Mi piace proprio questa atmosfera avventurosa. Un po' misteriosa, mi piace un sacco. Sei cattivo tu? No. Ok. I controlli, ho qualche perplessità su alcune, sui controlli dell'arpione, che sono un po' scomodi, però. Niente che mi rovini la. Tratti, ma c'era un punto in cui si scendeva, però. O mi sbaglio.
qua? Non è scendibile? Ok, qua c'è il... Chiedo scusa. Ma davvero? Come se ne va? Sta gioca bene pure con le animazioni, le scenette, eh? È molto carino. Simpatica signorina, vabbè. Che dici? La finiamo? Ancora? Atteggiamento un po' insolito, però un po' sembrerebbe efficace a giudicare da questa scena. Andata via. Facciamone un po' di questi perché ne ho consumati un milione contro l'altro le prime. Abbiamo le tre chiavi, dobbiamo andare al portale. Poco da fa. Sì, bella Faraday. Non volevo dire scendere, ho contato di te, ma... Ora siamo conti. Non sono molto così, Mario mio. Ora te, non ti so, ho tutto matto.
Spendiamo questi soldi a questo punto. Questo che è tipo l'ultima missione. Non farate abbraccio niente. Rimane ainda. Libria voglio venire. Ci siamo uomini, guardali! Ma che ti spedisco a fare a cercare cose ormai? Non abbiamo finito, posso fare l'ultimo cappello giusto per farlo. Se c'ho i materiali. Tengo il mascherone, non l'abbiamo ancora provato. Ok. Sono capitano io a sto giro, ok. C'è poco da fare. Shadow Gate. Guarda che figo pure qua. Non ti impallare come ieri, per favore. Qualcuno è rimasto. Non farà. Mi piglia, voglio pulire. Cioè, graficamente fa un sacco di cose bene questo gioco, cioè è pieno di tocchetti di classe. Un po' grezzo sembra, ma in realtà è più curato di quanto non ci si immaginerebbe. Non me li ammazzare tutti prima che arriviamo, però, ti prego. Lasciamene qualcuno. Ci ho messo tempo a salvarli. Benissimo. La nave non penso sia più in grado di navigare. Arinda, ma si è un bohanda. La direzione artista mi piace molto tra Prince of Persia e Another World. Vedi, Another World l'hanno detto tutti, ok? Quindi non sono pazzo. Sì, almeno la terza persona che mi cita Another World. Ma a volte rampicando le piattaforme sono molto rozze. In generale ti dico che preferisco questo rigore della coerenza, roba higher. Che intendi roba higher? Ah, high-res. Ok. Con animazioni buttate lì. Sì, c'è chiaramente una direzione artistica. Cioè, non... Farà di abbraccio niente. Rimane ainda. Libria voglio venire. Figata. Rambenjo, no, Faraday, adesso scoprirai il potere del Megaborg.
wow. Ma così proprio. Che difficoltà a capire cose che succede. Ah, questo è il vortice della... Non gli ho fatto niente al momento, non benissimo. Ah, mi ha messo le mine. È una mina quella. Non benissimo qua. Ma le mine di preciso io come... come le tolgo? Non così. Le posso far esplodere con la balestra? Chissà. Gli amici. L'ho visto questo. La roba gialla è tipo veleno, tipo acido. Au. È decisamente acido. E muori. Thank you.
No, cazzo, troppo tardi. Vabbè, non l'avrei fatto da capo, però per farlo, Perché sento che non sta finendo benissimo? Devo dargli il colpo di grazia, se non lo faccio, se me ne vado. Non posso. Devo. Mi tocca? Mi tocca. Qua è figo, cioè fa tanto con poco, questo è bello. Sono arrivata la principessa coi suoi. No! Quanto farà di imba? No, non mi morire. Tari pungam fobata. Parpantai duaga. No! Tabun tua. Oh, l'ha coperto. A proposito di dettagli. Ah cazzo, beh, devo ancora aprirlo questo. Ho dimenticato questo piccolo dettaglio. Che non ho ancora aperto questa cosa. Accogliente. Beh, io resto. Devo lasciare pure lei, no? Restiamo così in eterno, mano nella mano. No, ogni volta che si avvicina fa sta cosa. Però non posso fare niente. Capito per bene. È finale triste però. Stanno facendo. Ah,
torniamo proprio al momento del naufragio. Naufragio. No, il fiore. Carino. Molto carino. Ah, così. Di dove sono questi? Ah, c'è anche un producer, hanno un producer giapponese, uno sviluppatore credo scandinavo, da quel nome lì. Ben giocato, niente da dire. Mi è piaciuto. Non gli davo 2 lire, mi è piaciuto. Pure la musica è interessante, colonna sonora. Sassofono e shamisen. Sassofono, c'era quella scena con la principessa lì con il sassofono. Tanto cuore, sì, assolutamente. Racconta una storia, funziona. C'ha questo gusto proprio dell'esotico, di un po' strano, un po' misterioso, però funziona. Poi sì, cioè la parte giocata è qualcosina, si può anche criticare, però per quello che vuole fare secondo me è abbastanza secondario. Dura 5 ore. È il primo gioco finito del 2022, signori. E mo che facciamo? Ce ne andiamo a dormire? Non so, se avete qualche richiesta, qualche cosa, sparate pure, se no ce ne andiamo a dormire. È una live breve ma intensa. Se ci metti con l'arpione ci fai i numeri. Lo immagino, però non lo so, non ho mai preso proprio la mano perfettamente col sistema di dover puntare verso l'arpione e poi premere il tasto per muoverti. E qui a volte mi capitava che invece di spostarmi io me lo richiamavo lui, eccetera, eccetera. Stessa cosa con la spada. E la roba lì non saprei manco come renderla un po' più pratica. Però quella roba lì a volte mi ha creato qualche problemino. Ok, direi che abbiamo finito. Promosso comunque, vediamo un po'. C'abbiamo qualcosa in ballo, no? Io ho installato It Takes Two perché se tutto va bene domani sera con Teocrazia dovremmo provare a giocarci. Se ci riusciamo, se il buon Stefano non mi tira un pacco all'ultimo secondo, se io non ho un problema all'ultimo secondo domani sera. Che ci abbiamo? Qualcosa da provare. Tra questi giorni, Kero Blaster o Super Time Force lo provai un miliardo di anni fa. Kero Blaster, no, Kero Blaster è del tizio di Cave Story, giusto? Dico scemenze? Era del tizio di Cave Story? Kero Blaster non l'ho mai giocato invece. Quello me lo sono completamente dimenticato. Che esistesse, diciamo. Che abbiamo qualcosa in sospeso qua, no? Questo abbiamo provato. No, così su due piedi me ne andrei a dormire a sto punto. Molto meno ambizioso ma tanto giocabile. Sì, no, non lo conosco, ne ho sentito parlare bene. Non so perché, capita, no, che quei giochi che perdi il treno, no? Lo senti pure parlare ma poi non ci giochi per un motivo o per un altro. Per cui volevo vedere una cosa per un secondo. Dove sta? C'era sto sito qua. Perché prima mi sono ricordato che a giorni esce pure Monster Hunter. Questo è un sito con tutte le uscite. Esce il 12 Monster Hunter, quindi fra 4 giorni. Mentre il 14 God of War. God of War lo piglio sicuro, Monster Hunter sono ancora in dubbio. Mary Skelter 2, il primo ce l'ho, non l'ho mai giocato. Un'altra di quelle robe che non ho mai giocato. Era un... una specie di dungeon crawling con le waifu, pure questo, molto giapponese.
una specie di Etrian Odyssey, insomma, però un po' strano. Quando pure delusione dell'ala, addirittura. Credo che tu sia il primo che me ne parla male, in assoluto. C'è questo dei tizi di Guacamele, che però ho visto la demo di provata da Vincenzo, non mi ha detto granché. Quindi sti cazzi, ho abbastanza. È un po' Rainbow Six Extraction, sta bene dove sta. Arpigolf Legend, titolo non bellissimo. Arpigolf Legend, che roba è? È un gioco di golf? Tipo Golf Story? O no? Non mi sembra granché così su due passi. Non esce granché a gennaio, effettivamente. Ci facciamo abbassare God of War, probabilmente. C'ho voglia di una roba un po' tripla A, una volta ogni 10 anni, no? Giusto per vedere un po' di grafica e vedere se... e di schiavare due mazzate, ecco, mettiamola così. Febbraio, Dying Light, però dura 500 ore, mi hanno detto, quindi mi hanno fatto passare tutta la foglia, che in realtà non avevo assolutamente. C'è questo Lost Ark, che è una specie di Diablo, tipo multiplayer coreano, di cui parlano tutti benissimo. Monaku, non so cosa sia questo Monarch. Shin Mikado Akan, è un gioco giapponese. Non ne so niente. Molto anime, ma non ho idea di cosa sia. Ma mi aspettavo roba 9 e mezzo. Per me è un bel gioco, la 7 e mezzo 8, ottimi spunti, ma non è open come vuole, che dal mio punto di vista non è manco male che non sia particolarmente aperto. Come ti vedo è bello sbilanciato addirittura. Beh, vediamo, dai. Destiny 2, sti cazzi. Marina is dead. Ah, Marta is dead. Ah, questo è quello italiano? Giusto? È un horror italiano? Se non ricordo male. Ok. Vabbè, poi tanto il 25 esce Elden Ring e poi nel fondo, cioè, da lì in poi il resto non conta, fondamentalmente. Il primo mazzo esce Alex 2, maledizione. Beh, credo che lo salterò. Persona 4 Arena Ultimax, che non è Persona che avrei voluto. Il 25 marzo esce Tiny Tina's Wonderland, che potrei giocare, vediamo. Vabbè, dai, qualcosina che esce nei prossimi mesi c'è. Roba da recuperare, roba in corso ce l'abbiamo già, quindi dai. Tunic a marzo, no? Tunic il 16 marzo. Se non lo rimandano, non credo, ormai manca poco. Pure questo Weird West potrebbe essere interessante, perché se non sbaglio è sviluppato da un tizio di un fuoriuscito di Arcane, no? Sembra promettente. Giusto per curiosità, che ci abbiamo qua? Salt and Sacrifice pure dovrebbe uscire all'inizio, il primo quarto del 2022, tra l'altro. Roba ce n'abbiamo, roba ce n'abbiamo. Vabbè, perdonate questo excursus sulle prossime uscite, ma ero curioso di vedere cosa ci attendeva nei prossimi mesi. Direi che ce ne possiamo anche andare a Nanna. Abbiamo finito Olivia, siamo contenti, ci è piaciuto, ci dovremmo beccare, dicevo, domani sera con It Takes Two, e nei prossimi giorni vediamo. Doveva portare avanti un po' Yakuza 4, se no ce lo tolgono dal pass prima che lo finisco e rosicherei, se lo tolgono tipo il mese prossimo, quindi dobbiamo accelerare un po' da quel punto di vista. Nel mentre, bella gente, buonanotte, è stato un piacere, grazie per la compagnia e alla prossima.